Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di mastoplastica additiva e lo faremo insieme al dottor Matteo Murolo, che è in collegamento con noi da Milano. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore. Quindi oggi parliamo di mastoplastica additiva. A quanto pare molte pazienti ormai chiedono di avere un risultato che sia assolutamente naturale. Quali sono i segreti affinché si possa ottenere quindi un seno che possa essere naturale? Sì, ha detto bene. Allora, adesso tantissime pazienti vengono in visita richiedendo un risultato naturale, ma questo come si ottiene? Sicuramente è fondamentale la visita chirurgica, è fondamentale studiare la paziente, studiare la morfologia. Non tutte le pazienti sono uguali, non esiste nemmeno una protesi che vada bene su tutte le pazienti. Un altro modo, ovviamente, importantissimo per avere un risultato naturale è la scelta della protesi corretta. La protesi va alloggiata in una mastoplastica additiva dietro la ghiandola mammaria, a volte anche dietro al muscolo grande pettorale. Deve essere un po' come un piede che entra in una scarpa, deve calzare alla perfezione. Ecco perché è fondamentale scegliere la larghezza della protesi corretta. Solamente dopo aver selezionato la larghezza corretta della protesi è possibile venire incontro ai desideri di volume della paziente andando a giocare sulla proiezione, quindi aumentandola o diminuendola e quindi andando a giocare sul volume. Ad esempio, le immagini che abbiamo visto prima dei casi da lei proposti, dottore, erano assolutamente naturali. Complimenti, dottore. Per quanto riguarda le cicatrici, dove vengono posizionate queste? Saranno poi visibili? Allora, ci sono due tecniche principali in mastoplastica additiva che quindi ne condizionano il posizionamento della cicatrice. La prima è l'incisione a livello dell'areola, quindi nel margine inferiore dell'areola, ed è, diciamo, viene nascosta dal cambio di colore, quindi un'area che è un pochino più scura alla pelle circostante che è un pochino più chiara. L'altro caso è il posizionamento della cicatrice a livello del solco sottomammare, quindi in questo caso la cicatrice viene completamente nascosta dal ribattersi della mammella su di essa. Diciamo che le protesi di oggi sono delle protesi di ultima generazione, sono delle protesi che sono caratterizzate da un'estrema morbidezza. Questa estrema morbidezza fa sì che possano passare attraverso spazi più piccoli e quindi attraverso cicatrici più piccole. Cicatrici più piccole saranno meno visibili e guariranno anche meglio e più velocemente. In più, diciamo che tutti noi cloriplastici diamo delle indicazioni sul trattamento delle cicatrici nel post-chirurgico e queste possono essere massaggi con delle creme apposite e soprattutto la protezione dal sole. Le cicatrici sono nemici per la pelle, quindi per un anno dall'intervento è sempre bene proteggere le cicatrici anche sotto il costume dal sole con una protezione solare completa. Ecco, dottore, dopo l'intervento come ci si deve comportare e quando si può ritornare a fare una vita normale? Allora, diciamo che ogni chirurgo ha un pochino delle indicazioni personali sulla gestione del paziente post-chirurgico, però ci sono delle indicazioni che valgono per tutti. E questo è sicuramente il riposo, l'astensione dell'attività fisica e soprattutto evitare sforzi con le braccia per le prime 3 settimane dopo l'intervento. Spesso molte pazienti vengono da me e dicono: dottore, ma io non ho più male, posso muovere le braccia, quindi posso fare sforzi? La risposta è assolutamente no. Dolore, sforzo con le braccia non sono correlate. Inoltre deve essere indossato un reggiseno post-chirurgico per le prime 6 settimane post-intervento e ovviamente un'altra domanda molto comune è: dottore, quando posso tornare a lavorare? E questo dipende dal lavoro, chiaramente. Un lavoro d'ufficio può essere ripreso anche il giorno dopo l'intervento, teoricamente. Un lavoro ovviamente di manovalanza deve attendere un pochino di più. Dottore, per quanto riguarda la durata delle protesi, queste dopo un certo periodo devono essere sostituite e nel caso in cui si rompessero, che succede? Allora, questa diciamo che è una domanda che questa frequentissima, nel senso c'è cioè, questo falso mito, le protesi ogni 10 anni devono essere cambiate. In realtà la risposta è no. Le protesi non devono avere un tagliando a 10 anni, le protesi nascono per durare tutta la vita, quindi non devono essere sostituite se non danno chiaramente
problemi. È chiaro che però non gioca solamente la protesi un ruolo importante in questo caso, ma anche i tessuti che circondano la protesi. Ad esempio, se una protesi viene posizionata a una paziente di 20-25 anni, è chiaro che quando ne avrà magari 55, 60, 65, avrà magari alle spalle delle gravidanze, degli allattamenti, i suoi tessuti non saranno più cuciti alla perfezione sulla protesi che ha impiantato 40 anni prima. Allora, in quei casi, può rendersi necessario un intervento chirurgico di revisione, nel quale viene cambiata anche la protesi in maniera contestuale. Per quanto riguarda invece la rottura della protesi, diciamo che questo è un evento veramente molto molto raro. Le protesi sono molto resistenti, superano dei test specifici di resistenza prima di essere messe in commercio. Non deve preoccupare la rottura protesica, innanzitutto perché la protesi è composta da un gel adesivo. Se io mi mettessi qui in questo momento e tagliassi questa protesi con un bisturi a metà, non ci sarebbe fuoriuscita di materiale, il silicone rimarrebbe all'interno. Inoltre, intorno alla protesi viene diciamo, a costituirsi una pellicola che forma il nostro corpo a difesa, che si chiama capsula periprotesica. Ecco, la protesi, se si rompe, ovviamente rimane tutto all'interno di questa capsula, quindi questo non deve allarmare. È necessario eseguire dei controlli di routine, ma devono eseguirlo tutte le pazienti, indipendentemente dalla protesi o no. Se c'è una rottura protesica, che questa può essere sintomatica, nel senso che può dare magari dei fastidi, delle contratture a livello della capsula, allora in quel caso si può intervenire per rimuoverla e sostituirla. Dottor Murolo, una domanda che sicuramente le faranno tutte le pazienti particolarmente giovani che quindi hanno intenzione di avere una gravidanza. Si può allattare dopo una mastoplastica additiva? Assolutamente sì, nel senso che l'intervento chirurgico, soprattutto quando l'accesso a livello del solco sottomammario non va a ledere i dotti galattofoni, per cui l'allattamento è assolutamente preservato e in più la protesi viene posizionata in uno spazio diverso rispetto alla ghiandola mammaria, quindi non entra in contatto con le vie del latte, quindi è assolutamente sicura per il bambino. Benissimo, dottor Murolo, io la ringrazio per le informazioni che ci ha dato e anche per averci tranquillizzato. Grazie, dottore, a presto. Grazie a lei, buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.